Benvenuti su Veie Games. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdere la priorità acquisita. Ciao a tutti e bentrovati su Veie Games con Immortals Phoenix Rising. Allora, come ho detto l'altra volta, il gioco mi sembra carino. Mi piacciono i disegni. Non mi piace tanto la customizzazione del personaggio, cioè sì, puoi scegliere se uomo o donna, ma praticamente l'uomo ha gli stessi lineamenti della donna, solo i capelli diversi, cioè sembra quasi donna anche l'uomo, quindi non lo so, quella roba lì proprio non mi è piaciuta, però beh, ho scelto di farla donna anche per questo motivo. Se devo fare un uomo che sembra una donna, allora a questo punto faccio una donna che è una donna. Però vabbè, a parte quello, il gioco, come fatto, i disegni, il fatto che venga raccontato da Prometeo, che è quello che ha donato il fuoco agli uomini, e invece Zeus che ascolta. Sicuramente un'idea carina, ecco. Per il momento non l'ho trovato particolarmente difficile. Per gli dèi! Mi sento come se potessi sollevare una montagna. Se solo quei parabraccia potessero spostare questa. Berade, voi due, prendetevi una stanza. Ah, ma ecco come si fa a mirare. Non è che te lo spiega. Beh, non è che è cambiato molto, comunque. Basta prendere. Ah, devo andare. Forma di tartaruga. Yeah.
E quindi... doveva andare. Come stai già a fare il tartaruga? Tanto andiamo lì sopra. Questa parte se mi sposto troppo probabilmente devo anticipare dentro, non lo so. Faccio ad entrare. Come faccio ad entrare? Allora lì c'è un... Sei caduto in quella cripta. Ti salverò! Lo prometto! Va. Fammi capire bene. Invece di andare al tempio di Apollo per parlare con l'oracolo, Phoenix sta inseguendo questo sconosciuto. Phoenix, una persona davvero di buon cuore, voleva aiutare il misterioso sconosciuto, ma senza dimenticare che si stava avvicinando sempre più al tempio di Apollo e alla soluzione alla terribile maledizione inflitta al fratello e ai soldati suoi compagni. Oh sì, ricordami di cancellare i miei errori a livello narrativo. Zeus, una persona davvero di buon cuore, uccise la sua prima moglie trasformandola in mosca e poi mangiandosela. Cosa? È accaduto questo a Meti? Pensavo fosse in visita da sua sorella a Babilonia. Ops.
Ops. Di Itaca, Odisseo. L'arco. Credo che sarà l'arma che userò di più, visto che a me piace combattere a distanza. L'arco di Odisseo. Perché c'ho l'arco di Odisseo. Vero sono, non basta solo essere veloci. Vediamo se hai controllo. Chi sei? Mostrati! Il tip è molto carino. Odisseo non è una divinità, sì, a caso. Anche la spada di Achille. L'unico di cui ho di una divinità. Aspetta. Due dei bersagli sembravano abbastanza semplici da colpire, ma il terzo avrebbe richiesto l'abilità di un arciere provetto. Figuriamoci, i ragazzi di oggi giocano con le conchiglie, tirano pietre, fissano i muri, sono iperattivi, lo sai? Detto da un dio che pensa che una settimana sia sufficiente per una relazione a lungo termine. Facci di Apollo, tieni premuto. Ehi, ok, ma... se l'altro lo posso fare. Ah, forse ho capito. Ah, sbagliato. Mantieni quella mano ferma, piccolina, e potresti sopravvivere. Ah no, cosa fa? Non è qua. Però no. Ma l'ho già attivato. Ugh!
dice il sereno. Con l'agilità di Achille, la velocità di Atalanta, l'astuzia di Odisseo e la forza di Eracle, Fenix era pronta ad affrontare qualunque cosa avesse in serbo il futuro. Tutto qui? È questo quello che ha da offrire? Buona fortuna! Raggiungi il Tempio del Porto. Che era questo fatto? Sono quasi all'oracolo. Il desiderio di salvare i compagni e il fratello aveva aumentato la determinazione. Troppo facile! Diciamo che abbastanza semplice passare da un'arma all'altra, perché in base al tipo di attacco. Sicuramente io l'arco cerco di tirarlo di più. Cioè, mi sto per abbassare. Fenix vide che i servi di Tifone avevano circondato lo sconosciuto, lasciandolo senza via di fuga. Sarebbe stata la sua più grande battaglia. Oh, spero che lo sconosciuto muoia. Beh. Battaglia un po'. Finita! Puoi uscire! No, grazie! Sto bene qui! Beh. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Se avessi voluto farti del male, avrei potuto semplicemente venire a colpirti. È vero. Quindi, ora vado. Fenix. Che nome singolare. Grazie dell'aiuto, Fenix. Bei bracciali. Grazie. Sto andando al Tempio di Apollo a parlare con l'oracolo. Anch'io! È proprio laggiù. Oh, fantastico! Mi serve tutto l'aiuto possibile. Dovremmo andare insieme. Ehi, che fine hai fatto? Mi ha fregato tutto. I miei parabraccia! Ah, dannato ladruncolo! Io ti ho salvato! Tutto gli ha fregato, non si è manco accorta. È strana questa cosa. Mi piace di più i capelli bianchi, comunque. So come ti senti, ragazza. Fai tutto il possibile per loro e poi ti tradiscono. Allora.
Vieni avanti, alla luce. I misteri che ho da offrire sono infiniti come granelli di sabbia sparsi sul terreno. Qual è la tua domanda? Oh, saggio oracolo, come posso annullare la maledizione e far tornare tutti umani? Wow, questa sì che... questa sì che è una bella domanda, non lo so. È un vero mistero. E allora come posso riavere i parabraccia che mi sono stati rubati? Ah, un altro mistero. Sì, per questo sono qui, dall'oracolo. Oh, ma certo. Beh, a questo proposito, io sono solo il sacerdote, l'oracolo si è trasformato in pietra, ma questo fumo è diverso. Secondo te la sabbia si chiama così perché chi ce l'ha attaccata addosso si arrabbia? Hai visto un piccoletto con i capelli biondi? No? Me ne vado. Che cosa c'è? Hai detto di volertene andare, ma sei ancora qui! Mio fratello è stato trasformato in pietra e non posso salvarlo! Ho aiutato una persona e mi ha derubato! E tu non sai fare altro che ridere! Wow! È tutto giusto! Sei tu, un oracolo! Mentre vai, mi prendi qualcosa, perché sto morendo di fame! Il padre della tua stirpe non è il padre dei tuoi simili. Una montagna è coronata con capelli fluenti. È così che vincerai. Il mostro si trascina, affamato di peccati immortali. Il vero eroe li possiede tutti, rubati alle fauci della bestia. Con l'aiuto del messaggero alato, l'eroe attacca e ben presto li riporta tutti indietro. Una perla in acque agitate, accesi i fuochi della cucina, convinto una giovane saggia creatura, un pizzico di astuzia. Primogenito di Teti, padre rovesciato, eroe del cielo, è arrivato il momento di tornare a casa. Wow! Questa sì che è una profezia. Trovi? Beh, d'altra parte, sono un vero professionista in profezie. Un profezionista, capita? Fermo! Ladro! Riprenditi i tuoi bracciali. Ti serviranno dove stai andando. Vieni con me. No! Senti, mi dispiace di averteli rubati. Io lo faccio senza accorgermene, una specie di malattia. Quindi, a posto? Neanche per sogno. Mi serviva un'offerta per l'oracolo. Pensavo non contassi nulla e la tua faccia non mi piaceva. Lasciamoci tutto alle spalle. Dobbiamo andare. Non ti piaceva la... Non abbiamo molto tempo. Lui arriverà presto. Ma chi? Ho proprio il biglietto che ti serve per raggiungere la terraferma. Ma dove sono le ali? Queste? Chi è il ladro adesso? Frena l'entusiasmo. Non puoi ancora volare. Devi trovare l'altro pezzo. Che intendi con volare? Concentrati. Poi ci serve un vaso rubato a Eolo. È lì dentro? Io comincio i preparativi. Ci vediamo con il vaso in cima all'osservatorio. Io... non capisco. Sei in grave pericolo. Lascia che ti aiuti. Ok, ma a proposito di quello che hai detto prima... E sei sparito. Ok, bene. Devo capire come superare quella barriera.
Il labirintico percorso davanti a Phoenix sembrava scoraggiante, ma la luce di infinite stelle era lì a mostrare la via. Finiscono le navi da carico. Yeah.
Mentre Phoenix attraversava l'oltretomba, pensò ai suoi genitori. Stavano bene. Che... No! Nel suo grande ma vulnerabile cuore. Va bene, fai come vuoi. L'importante è che tu non mi faccia vomitare. Phoenix si preparò ad affrontare il mostro, che si lanciò all'attacco. Quando il ladro ha detto che si trattava del vaso di Eolo, pensavo si parlasse di un vaso con sopra dipinto il dio del vento, non che fosse dentro. Questo apparino non può contenere il vento, è impossibile. Oh sì, è come il vaso di Vissa. Va bene, io spero che il video vi sia piaciuto, se fosse così lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per non perdere la priorità acquisita. Ciao a tutti!